inizialmente quando sono andato giù in rianimazioni non lo sapevo mica che se ritornavo Noè. Piero Iacomoni, patron dell'azienda Monna Lisa S.P.A., ha sconfitto il Covid-19. È stato appena dimesso dopo 27 giorni di ricovero all'ospedale San Donato di Arezzo, 7 in terapia intensiva. Avevo 3 giorni fa il 26, 3 punti di polmonite in basso e avevo pregato e oggi mi ha detto la dottoressa che la polmonite è passata. C'è un leggerino velo, ma non era come 3 giorni fa. E oggi abbiamo ripregato, vediamo domani se fa la prova ancora, a vedere se è andata via tutta. Dalla paura di morire di Covid-19 alla risalita verso la vita e la grande voglia di fare, grazie alla professionalità e all'amore dei sanitari aretini che oggi Iacomoni ringrazia. Ma con un amore che non te facevano pesare niente, ma erano proprio buone vuol dire professionali, vuol dire gente che, ragazzi compresi, dei giovani, che io dico, ma esiste questa gente? E sarebbe veramente da fargli un monumento. Non te lo dico perché sono stato lì dentro 27 giorni, ma perché sono stato affascinato. E da lì è sbocciato tutta una serie di cose che mi sembra di essere stato all'università. Perché? Perché pensare a quello che devi fare, a pensare quello che potresti fare, non ci avevi pensato. Un fiume in piena in un racconto di questi 27 giorni di ricovero, e non sono mancate le lacrime al suo rientro a casa. Che sensazione si prova però a tornare a casa? Mi sono commosso. 76 anni non sono bastati per stare. Sono andato fuori vicino alle tartarughe perché mi sono commosso. Ho rivisto i miei limoni, ho rivisto il mio verde. Mi è piaciuto proprio, bello. È la vita, questa è la vita. Quando ce l'avevo sotto l'occhio non l'ho mai notato. O magari lo notavo e sì, è normale. Ecco, un'assenza di 27 giorni forzata, perché nessuno me l'ha fatto fare, l'ho dovuta fare, io ho ritrovato un bel Piero, ecco, sono contento. Un'esperienza che non sarà vana per Iacomoni, e il suo messaggio più importante è per i giovani e per chi oggi ancora insiste a negare la pandemia. Pensi sempre ai giovani con i tuoi progetti, con la tua azienda, con la tua fondazione. Con la statua che ho belle detto 10 volte, che il Tacconi primario la scoprirà. La voglio fare, perché devo insegnare ai ragazzi quello che vuol dire questo virus. Non aver paura, niente, la paura non deve esistere. Ma attenzione, sì, credo di averlo imparato, ma c'avevo la mascherina quando l'ho preso. Io ho salutato uno che era infetto, l'ho baciato e mi sono avvicinato troppo. Oggi erano 41 in malattie infettive. 41 decenti, però ci sono anche 2 reparti con 14 e 12 che hanno anche altre patologie, ma le cura sempre gli infettivi. Facciamo un appello al che questo virus, come hai detto te, non si deve vivere con la paura, però bisogna essere responsabili. No. Ecco. Ma è la verità, è questo che bisogna dire ai giovani, perché io credo che quelli della mia età siano i più coglioni che vanno là a dire non è vero niente. E dice, ma ditemi i nomi! C'era un imbecille, dice, dimmi i nomi dei cadaveri di Bergamo, ditemi i nomi! Proprio, se te dico un imbecille, me devi credere. Dice, ma lo conosci? No, ma perché uno che chiude gli occhi non aspetta per sentire la verità, è convinto della sua verità. Invece non devi aver paura, per carità, la paura te isola, ti rende bestia, ma la paura non ha niente a che vedere con la prevenzione e l'attenzione. Punto, se non fai vedere la faccina non sarà mica la fine del mondo. In 51 paesi dove siamo, con tutti questi negozi, non dirò mica che vanno bene le cose, ma non è quello il punto. Troveremo il sistema per farlo camminare. Ma se c'hai la salute, se non c'è la salute, è un casino, Greta. Te lo dico col cuore.